Mister Cappellacci, quella di ieri contro il Tutto Cuoio è stata una vittoria soprattutto di cuore e soprattutto di grande volontà da parte sua e da quella dei ragazzi che sono scesi in campo. Sì, quando si vincono partite magari non meritatamente come è successo ieri, si può anche dire che c'è stato il cuore e che siamo impegnati. In effetti la realtà è che noi abbiamo sofferto tanto e lo sapevamo anche. Per fortuna che è stata una giornata dove tutto è filato liscio perché siamo riusciti a trovare questi due gol, soffrendo tanto. Però, come ho già detto, questo è quello che è il momento nostro e quindi abbiamo bisogno di tempo, bisogno di amalgamarci, di trovare la giusta condizione fisica e di sistemare il centrocampo perché questa squadra in questo momento è monca. Però il Cosenza, nonostante le mancanze in alcuni reparti, è riuscita, seppur con un contropiede un po' fortuito, a meritare il vantaggio. No, ma noi abbiamo gente di qualità là davanti, poi in questo momento ce ne abbiamo anche tanta perché non si può fare altrimenti, quindi è una squadra che poi quando accelera ha nei suoi giocatori offensivi qualità e quindi la giocata importante può venire fuori e magari l'occasione da gol viene anche fuori. Il problema è migliorare il collettivo durando bene la fase di non possesso palla dove ieri in molte circostanze siamo stati un po' approssimativi o comunque abbiamo fatto filtrare troppo palle pericolose nella zona difensiva e bisognerà migliorare anche la fase di possesso dove in questo momento facciamo fatica a gestire palla, a tenerla e a aspettare il momento giusto. Quindi questa è una squadra, come ho detto, che deve crescere. Ecco, però è chiaro che va anche sottolineato il fatto che comunque la squadra ci ha messo del suo come voglia di voler vincere, come voglia di voler regalare questo risultato alla piazza, anche per far stare un po' tranquilli tutti noi stessi. Anche perché, mister, è giusto intanto godersi questa vittoria. Sono 3 punti che fanno morale, sono 3 punti che fanno classifica, che ben vengano tante altre vittorie in questo modo. In fondo il calcio non è sempre bello da vedere. Sì, ma difatti è quello che noi cerchiamo di fare in questo momento, cioè noi cerchiamo di vincere la partita, ripeto, non è che sempre ti possa andare bene, perché ieri nel momento che loro hanno pareggiato meritatamente la partita, noi abbiamo avuto insomma, anche la bravura, ma anche quel pizzico di buona sorte a trovare il contropiede vincente e da lì poi ci siamo difesi a denti stretti. Vedere il San Vito di notte, di sera, con oltre 3.500 spettatori è un buon inizio. Di sicuro, noi ci aspettavamo che il pubblico ci fosse, difatti è stato oltre che presente anche molto partecipe, soprattutto con la curva, quindi noi siamo stracontenti di avergli regalato questa piccolissima soddisfazione.